grande ti piace. Oggi sei così. Insomma, signor Sindaco, più musica italiana nelle radio, una legge, ha annunciato un progetto di legge. Sì, ho annunciato che la mia prima iniziativa politica sarà quella di portare all'interno del Popolo della Libertà la proposta di dare più spazio alla musica italiana e nell'ambito della musica italiana ai giovani nelle radio. Io credo che questo potrebbe aiutare davvero un settore a innovarsi e dare concretezza a tanti sogni di tanti ragazzi che potrebbero essere molto bravi ma che in questo momento non hanno lo spazio necessario. Parlando di musica italiana, possiamo sapere cosa c'è nella sua playlist personale? Ci sono per esempio Le Meglio Sole, c'è Federica Fornabaio, c'è Iskra Menarini, ci sono tanti, non è italiano, insomma canta canzoni italiane con Dalla. C'è Ricky Portera che è un chitarrista straordinario, c'è La Pausini che incontrerò settimana prossima. Insomma è un panorama sconfinato, bisogna valorizzarlo veramente. Come mai incontro La Pausini? Così, è una donna che mi piace e quindi la incontro. È stata anche, ha organizzato il concerto dell'Abruzzo per Milano. Ha fatto delle cose belle, importanti per la nostra città, vado a ringraziarla. Cos'è la percentuale di musica italiana? È circa un 30%, in Francia esiste una legge che prevede il 60% e quindi credo che ci sia spazio per dare... Cioè, parliamo sempre di investimenti per i giovani, ecco io credo che questo sia un bel investimento nella cultura. E ieri abbiamo presentato un progetto per borse di studio per i giovani designer e oggi una concreta opportunità a giovani che verranno da tutta Italia per il progetto Live Me. Musica in metropolitana, la musica che sperimenta nuovi talenti. Possiamo riparare sotto la metropolitana, ce ne sono già due, X Factor e Amici in TV, adesso l'ho fatto in metropolitana. Sì, la nostra è musica italiana e sarà musica italiana di giovani, questa è la differenza. Possiamo ripercorrere la genesi di questo progetto Live Me, com'è nato? Questo progetto è nato quando abbiamo presentato il Meneghino in metropolitana e sia il presidente Catania che il presidente Formigoni hanno giustamente detto che sarebbe stato bello pensare a far vivere le metropolitane come luoghi nei quali non solo si passa ma nei quali si può anche sostare in maniera piacevole. Da lì ho incominciato a pensare a che cosa potevamo mettere nelle metropolitane, ero partita da un'idea di libri che però forse era un pochino, come dire, non era così viva. E poi ho pensato subito alla musica e pensando alla musica ho pensato ai giovani. Milano è una città capace di innovare, capace di sperimentare e perché no dare l'opportunità qui a Milano ai giovani di tutta Italia di essere presenti e attraverso le metropolitane, un concorso nazionale che faremo ogni anno, la presenza su iTunes che abbiamo già concordato e altre presenze radio e televisioni, anche con Radio Lombardia abbiamo già concordata, quindi io spero davvero che questo possa essere una nuova stagione per la musica italiana e per i giovani musicisti italiani. Grazie. Milano è tutta la musica, Milano è la Scala, Milano è rock, Milano adesso è anche musica giovane. Ok, basta, grazie per il comunque adesso ci sono degli altri pezzi bellissimi, se avete piacere di sentirmi. Grazie.